Il Cagliari è ultimo in classifica e ha vinto una sola partita in campionato, proprio la gara di andata contro la Sampdoria. Oggi i rossoblù cercheranno di bissare il successo, davanti però avranno una squadra con grande voglia di riscatto dopo 4 sconfitte consecutive. Buon pomeriggio da Luca Pellegrini della Giovane Italia e benvenuti a Cagliari per la 17ª giornata del campionato Under 15. Passiamo alle formazioni, partendo dai padroni di casa. 4 volti nuovi rispetto all'ultima gara di campionato: Sciascia in porta al posto di Are, Zedda e Congiu al posto di Melis e Ragni, l'autore del gol che ha deciso la partita di andata, a centrocampo, e poi Trave al posto di Corona in avanti. Rispondono gli ospiti con ben 6 novità rispetto al KO contro il Como. Squadra stravolta, vengono riconfermati solamente Scarfò e Scandi in difesa, Semino e Terranova a centrocampo e Forte in attacco. Piro, palla al piede, avanza il numero 8, accelera e passa in mezzo a due, verticale da Costa in area, Costa col destro e Sciascia fa una super parata. Congiu, si allarga Puttolu che viene servito, sta arrivando Schiro in sovrapposizione, si accentra al 10, poi lo serve, palla forse un pochino lunga, tenuta in campo, Trave di testa, prende l'ascensore e la mette in porta, vantaggio del Cagliari, premiata la scelta di Giandon, gol di Trave. Parte la rincorsa, traiettoria centroarea, Sciascia vuoto, Forte col pallonetto, dosato alla perfezione, 1-1 della Samp che in 4 minuti ha pareggiato. Tuseddu con le mani, rimessa direttamente in area di rigore, la Sampdoria allontana, Piro, stop, sinistro al volo, palla che tocca la parte superiore della rete. Forte, pressato stretto, riesce a girarsi il numero 10, entra in area, viene abbattuto, calcio di rigore. Rigore per la Samp. Fischia l'arbitro. Parte Forte al centro della porta. Sciascia però battezza un angolo, la Samp l'ha ribaltata con la doppietta del numero 10. Congiu riceve il pallone e lo porta avanti. Attende il movimento da parte dei compagni, va a destra da Zedda che allarga a sua volta verso Tuseddu, calcia col destro e per poco non abbatte il palo. Lancio lungo a cercare gli attaccanti, svetta Donofrio, raccoglie Sodini, poi vince anche un rimpallo il 14, prova da fuori, traversa piena, un legno a testa. Tuseddu sbaglia il passaggio che viene intercettato da Sodini, scappa sulla fascia al 14, trattenuto da Tuseddu, fallo e giallo, ma occhio perché è il secondo giallo per Tuseddu e infatti arriva il rosso per il terzino del Cagliari che chiude in 10. Può distendersi la Samp, il Cagliari è molto sbilanciato, viene servito Sodini, temporeggia e poi verticalizza per Pellegrini, destro ad incrociare, pallone che esce di pochissimo alla destra del palo. Sodini ha spazio sulla tre quarti d'esterno, in buca per Pellegrini, Pellegrini palo, era immobile Sciascia. Un minuto alla fine dei 5 di recupero, deve provare l'ultimo assalto il Cagliari, Corona allarga per Congiu che sprinta sulla destra, crossa rimorchio, Corona col destro, non trova lo specchio. Rilancio il più lontano possibile, l'arbitro dice che non c'è più tempo, torna alla vittoria la Samp che supera per 2-1 il Cagliari.